Mattia l'abbiamo incontrato proprio al Bar Riviera. Eh sì, ci siamo incontrati qui, è un piacere incontrarvi. E niente, sponsorizziamo questo programma delle feste, come si chiama questa festa benestare? Ah, San Cosimo Damiano e Catoia Benestare. Perciò un saluto a tutte le persone, ai clienti, a tutti, auspicando il bene per tutti, e non siete disperati perché ce la faremo. Adesso abbiamo un governo, diciamo, un buon governo, speriamo che è un buon governo. Se questo è felice, secondo me non sappiamo cosa fare. Vox Populi, festa di San Cosimo e Damiano, Geni e Chiara, venite con noi. Oggi? Perché abbiamo fatto con mia mamma il voto. Si può dire il voto? Per il bambino in generale. Ce l'ha il nonno, col nonno, sì. Grazie.
Avete fatto mai un voto a costume, Damiano? Mia mamma, da giovane sì. Qual è la cosa più bella di questa festa? Vabbè, il mio paese, tutto. Quindi prevale la tradizione? Certo. Grazie. Serra San Bruno. Serra San Bruno. Siamo vicini con me. La cosa più bella di questa festa? Soprattutto le statue dei santi. Le statue. Avete mai fatto un voto? Ma per venire tutti gli anni. No comment. Non si può dire quindi il voto. No comment. Prevale la parte tradizionale di questa festa o la parte spirituale? Diciamo, naturalmente più la spirituale, ma anche quella tradizionale o folcloristica va bene lo stesso. Grazie. Vibo Valenti. Di Vallelonga. Quasi lontana. Sì. Sei venuta qua appunto per l'uscita della processione. Sì. L'aspetto che prevale di più su questa festa? A me piace, è la prima volta che vengo comunque. E come prima impressione prevale di più l'aspetto folcloristico o spirituale? Tutti e due, entrambe. Ha mai fatto un voto a San Cosimo e a Damiano? No, mai. Tu? Giovane? Sì, no. L'aspetto che per il momento ti piace di più di questa festa? Sinceramente un po' tutto, tutto. Sì, sia spari che processione. Hai intenzione di ballare anche nelle tarantelle? Sì, anche, perché la mia passione è ballare. E te? Come sei? San Luca. Hai mai fatto un voto a San Cosimo e Damiano? Sì. Si può dire? No. Sceglie. Hai mai fatto un voto a San Cosimo e Damiano? No. Sì, è la prima volta che vengo. Ti piace di più l'aspetto spirituale oppure quello proprio tradizionale? Sì, tradizionale. In realtà siamo qui per registrare un documentario per una tesi di laurea. Sì, cosa studi? No, non è per me, è per la ragazza. Allora, ci dici tu cosa studi? Studio antropologia, religione e civiltà orientali e sto facendo una tesi sul culto dell'incubazio. Chi ti ha mandato qui? Perché qui? Per i miei studi, cioè ho fatto delle ricerche riguardo la tesi che mi hanno portato a Riace, però stiamo girando questo documentario ed è completamente indipendente, quindi non ci manda nessuna rete televisiva o qualche altro ente. Allora tantissimi auguri intanto per la tesi. Sei qua per la prima volta, giusto? Sì, siamo tutti e tre per la prima volta. Cosa ti piace di più di questa festa, l'aspetto spirituale o l'aspetto tradizionale? La musica, il fatto che si canta e si balla per 24 ore su 24 e non ci si ferma mai. Anche questa notte appunto hanno ballato le tarantelle e le balleranno anche questa sera. Sì, infatti noi rimarremo qui fino a stasera e anche fino a domani, così ci prenderemo tutto il bello della festa. Ti potrò vedere ballare anche a te le tarantelle quindi? Eh sì, noi poi siamo pugliesi, quindi a noi la tarantella è nel sangue. Grazie, ciao. Dove sei? Di Catanzaro. Oh, siamo Catanzaro. La prima volta qua? Sì, ed è una bellissima festa, complimenti in tutto. Grazie. Saluto da Gifone. Ciao. Siamo qui con Pino Gagliano, al quale voglio chiedere come sta vivendo questa festa. Sono appena arrivato ancora, insomma ho pochi secondi di vita, però me la godo tutta, anche per quest'anno me la posso godere tutta per la prima volta e quindi eccoci qua, trascorriamo assieme una bella giornata felicemente. Nel post pandemia? Nel senso non proprio con tutti, perché poi non ce la farei proprio insomma a relazionarmi con tutti quanti. Ho questo onore. Complimenti alla produzione per l'acquisto. Grazie. Beh, allora diciamo. Sì, ma chi sta intervistando, me o lei? Scusi, lei si occupa di filmare. Allora, ci tenevo a chiederle, innanzitutto, se ha mai fatto un voto a San Cosimo e Damiano? No, ancora no, però insomma ce ne sarebbe proprio bisogno perché i guai sono tantissimi, quindi ci sto pensando. Cosa pensa di questo clima di spensieratezza che si avverte in un post pandemia? Sì, beh, un ritorno alla normalità, ancora non per tutti, bisogna crederci, bisogna comunque agire nella normalità, nella speranza si torni così a essere veramente liberi. L'aspetto questa sera a ballare le tarantelle. Un piacere di geografia, di storia, perché così... Vai. Pino, facciamo un giochetto, dai, facciamo finta di aprire il telegiornale proprio con questa edizione di San Cosimo e Damiano. Ecco, fai finta che stai aprendo e che sia svolta appunto alla tua maniera, dai, che tu sei uno che sicuramente la fantasia non ti manca. Vai Pino. Bentrovati al nostro
spazio informativo di Telemia e quest'oggi ci occuperemo di una delle feste caratteristiche di Calabria, una delle più belle e più partecipate, quella in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano. Benvenuti a tutti e godiamoci questa festa, anche perché ci sono tutte le caratteristiche necessarie e gaie per trascorrere una bella giornata dal punto di vista climatico e dal punto di vista anche della partecipazione. Beh, un in bocca al lupo a tutti quanti e abbasso la pandemia. Grazie a tutti. Bravo Pino, grazie, complimenti Pino, ciao, buon divertimento, ciao Pino. Come mai qua? Siamo qui per girare un documentario. Che tipo di documentario? Non posso parlarne, è segreto. Ce ne parli? Non posso parlarne, no, non posso. Cosa ne pensi della festa di San Cosimo e Damiano? È bellissima, veramente, incredibile. Beh, pensi che prevalga di più l'aspetto folcloristico oppure quello spirituale? Io penso che i due aspetti si amalgamano alla perfezione, veramente. L'aspetto che più prediligi? Beh sì, aspetto folcloristico e anche la miscellanea di varie etnie, di varie entità che ci sono qui, che circolano, è bellissimo, siamo tutti una famiglia, troppo bello veramente. Quando possiamo dare un'occhiata al tuo documentario? Non ho capito. Quando possiamo dare un'occhiata al tuo documentario? Fra un annetto. Ci tocca aspettare, ok? Grazie, ciao. Ciao. Valle Longa, provincia di Vibo. Valle Longa. È meraviglioso. La prima volta qua? Per me è la seconda, però non vengo da tanti anni. Per me è la terza. La processione è la prima volta, se no veniamo da tanti anni. Avete mai chiesto qualcosa a San Cosimo e Damiano? Principalmente la salute. Sì, sì, è vero. La fede. La fede e la salute per tutta la famiglia. E invece se parlassi proprio di voti, ha mai fatto qualche voto? Qua quest'anno sì, è particolare quest'anno per noi. Si può dire? Abbiamo passato un periodo in famiglia con mio marito e quest'anno ho pensato principalmente al suo problema. Sicuramente si risolverà. Sì. Grazie. Catanzaro. Sì, infatti siamo vicine. Di dove siete? Buongiorno, ci siamo visti a San Rocco. E allora facciamo un'intervista anche oggi. Oggi cosa pensi di questa festa? È meravigliosa e ringraziamo i Santi. Di dov'è? Catanzaro. Montepaone. Il mio zio ti ha dedicato una canzone a San Rocco. È vero, mi ricordo. Complimenti, mi ricordo. Qual è l'aspetto che preferisci di più di questa festa? Non c'è né un paragone né non c'è nulla da dire, soltanto ringraziare i Santi Medici che ci dà la forza, la salute a noi, agli ammalati, a tutto il mondo, a tutte le persone del mondo, e che magari nell'occasione voglio ringraziare ancora, che piano piano sta scomparendo questa pandemia affinché possiamo ritornare nella libertà assoluta di ogni cosa. Grazie. Dio del stilo. La prima volta qua? Sì. No, sono venuta tante volte. Qual è l'aspetto che preferisci di questa festa? È una bella festa. Pensi che prevalga di più l'aspetto spirituale oppure quello tradizionale? Tradizionale, metà e metà. Ok, grazie. Ciao, sono Luca e sono di Roccella. Sono venuto a piedi questa notte. Assolutamente sei in pellegrinaggio. Questo è l'undicesimo anno che vengo a piedi.
anche perché ci tengo a custodire questa tradizione. Siamo partiti ieri sera alle 10, siamo arrivati stanotte alle 2:30, abbiamo passato la nottata in chiesa e ora accompagniamo i santi al santuario. Si può dire il voto che ha fatto? No. Meglio di no, anche perché è una cosa personale. Comunque sicuramente è anche un ringraziamento, perché non bisogna chiedere l'intervento, l'intercessione dei santi soltanto quando si deve chiedere, ma anche semplicemente per ringraziare. Grazie. Ciao, di dove sei? Torino. La prima volta a questa festa? Sì, per me sì. Sei qua perché prevale l'aspetto tradizionale o quello spirituale? Entrambe le cose, diciamo. Qual è l'aspetto che più prediligi? In questo caso quello folcloristico, però sono stata anche a quello religioso, quindi... Siamo state a Santana in questi giorni, abbiamo fatto la festa a Santana. Esatto. Sì, no, io non sono andata a Santana, però di solito vado. Questa sera ti vedremo ballare le tarantelle con noi? Non credo. Di dove sei? Milano. La prima volta qua? Non è la prima volta? No. Credi quindi in San Cosimo e Damiano? Sì. Hai mai fatto un voto a loro? Sì. Si può dire? No. Ti aspettiamo questa sera per ballare con noi le tarantelle. Certo. Da quanto è che balli? Da quanto balli? Da piccola. È la prima volta che partecipi a questa festa? No, non è la prima volta. Hai mai fatto un voto a San Cosimo e San Damiano? No. E balli per omaggiarli? Perché? Balli per omaggiarli? No. Per passione? Sì. Complimenti, sei bravissima. Sì, e di che? Jenny e Chiara alla festa di San Cosimo e Damiano, venite con noi. Una volta qua? No, io sono nato, diciamo, qua. Quindi... È credente? Ma relativamente. Quindi pensa che per questa festa prevalga l'aspetto tradizionale piuttosto che quello spirituale? Ma prevale sia l'uno che l'altro, credo. È sempre una riunione di persone, quindi... Ha mai fatto un voto a San Cosimo e San Damiano? Sì, tanti. Nonostante non è credente? Ma sì. Nel dubbio? Nel dubbio, non nel dubbio. E l'ho fatto anche perché è una cosa che mi piace, perché sono nato qua e l'ho sempre seguita e quindi l'ho fatto così. Non pensa che nessun uomo può fare a meno di Dio? Ma il problema è che nella religione è anche una cosa, è un'illusione, ecco, quindi sì. Anche se anche quello, cioè, io penso che sia così anche. È l'uomo che non si vuole arrendere al fatto che, diciamo, la vita è un ciclo che si chiude. Domanda: mi chiedevo se questa festa negli anni è cambiata oppure è rimasta più o meno uguale. No, più o meno la stessa tradizione. Cambiano i volti le persone, ma quest'anno forse vediamo qualche volto nuovo. Sì, insomma, le persone
vanno e vengono nuovi pellegrini del passato, pellegrini nuovi, ce n'è sempre qualcuno di no. Ciao. Tra l'altro sto notando che è una festa che amalgama diverse etnie. Sì, ci sono i Rom, i Sinti, i camminanti, italiani, stranieri. Riace è un paese di accoglienza e dobbiamo puntare soprattutto all'accoglienza, perché è un valore per tutti quanti in un mondo lacerato da lotte e discordie, come dice la liturgia. Allora facciamo un augurio, insomma, che tutti continuiamo, insomma, ad accogliere. Allora padre, posso fare una domanda io? Accoglienza vuol dire anche il sindaco lucano o no? L'accoglienza è un valore, quindi un valore, se è un valore è un valore, quindi per tutti, non c'è discriminazione. La prima accoglienza è accogliere la propria famiglia e poi il paese e poi la nazione e poi gli altri paesi. L'accoglienza è insita nella natura umana. Siamo di Stignano. Sì. È la prima volta questa, in questa festa? No, cresciuta con la festa dei Santi Medici. Qui sono tutti di Riace, anche se viviamo... E allora io vorrei chiedervi, quali sono gli aspetti che sono cambiati in questi anni? Allora, è cambiato più che altro il discorso di arrivare come pellegrinaggio. Una volta si veniva in più con pullman, eccetera, adesso ci sono le macchine, c'era più fede, senz'altro, però la fede penso che è dentro di noi. Quindi in qualsiasi momento i santi ci sono, non solo durante la festa, ma ci sono in tutto l'anno. Hanno scambiato la fede con... col commercio, con l'interesse, con il folklore, che non ha niente a che fare con la festa o con la religione o con la vera fede, che una volta venivano a piedi dalle serre, ma per giorni e giorni. Adesso vengono la mattina, fanno una sparata, una ballata, una mangiata e buonanotte suonatore. Senta, le posso dire che forse c'è troppa religiosità e poca fede? Ma io penso che la religione si stia leggermente perdendo, perché c'è solo folklore, secondo me. Adesso durante le processioni si fa solo l'accompagnamento del santo, ma non si fa quello che si dovrebbe fare in una processione, con la preghiera, con l'interesse. Diciamo che è più una festa di pancia che una festa fatta con il cuore. Quasi tutte le feste sono per la pancia. Poi se c'è tempo si dedica anche un po' alla fede. Grazie. Prego. Salve. È la prima volta qua? No. Crede, ha mai fatto un voto a San Cosimo e Damiano? Sì. Lei? Sì. Si possono dire? No. Qual è l'aspetto che vi piace di più di questa festa? Mi piace. I Santi Medici. Tarantelle, musica, bancarelle. Tutto. Tutto. Grazie. Di dove siete? Ciao, di qui. Di Riace. Quali sono le differenze che si riscontrano di questa festa qualche anno fa e ora? No, la stessa da tanti anni fa, perché c'era gente, magari nel mio paese di Riace ci stanno poche persone perché i giovani sono fuori a lavorare. Appositamente per la festa. Sì, perché di dove sei? Noi siamo a Roma, siamo. Sì, però siamo cresciuti qui, quindi. Hai mai fatto un voto a San Cosimo e Damiano? No, mai. Però lei? Noi lo faccio sempre, ma non solo per me, per i miei figli, li faccio perché ho 7 nipoti. Wow.
Per loro, se per i nipoti. Qual è l'aspetto che più prediligi? Di questa festa sicuramente la cosa più bella è la devozione, cioè si vede quando vengono anche i forestieri, c'è una devozione infinita, quindi vengono a pregare non solo per se stessi, per tutte le famiglie e per le persone che soffrono, quindi è la cosa più bella che si nota. Ecco. Per quanto riguarda invece l'aspetto commerciale, quindi tarantelle, musica, bancarelle? Adesso siamo abituati, la cosa bella di questa festa sempre. È anche questa, c'è la musica, no adesso... E con questo caldo no, però magari dopo sì. Sì. Allora, un'altra cosa, siccome io ho una casa che stavo da spossata, ma adesso la do per i pellegrini che vengono. Sì, i signori di Serra che vengono a piedi la sera del 25 fanno la notte. Dico no, una volta andavano nel mio garage. No, adesso c'ho un'altra casa. Andate là, sono già allora. Di Serra. Buongiorno, è la prima volta qua? No, siamo di qua. Di Torino, ma tutti gli anni veniamo qua. Adesso siamo qui per le ferie, sono 4 mesi che siamo qui. Sandra, siamo santenesi noi. Noi abbiamo fatto la festa a Sandra, con delle mie, l'abbiamo fatta. Ah, l'avete fatta? Sì, abbiamo appunto partecipato alla festa di Sant'Enat vicino Torino, con Mimmo Cavallaro e insomma la Pino di Calabrese. Ebbene, io ho fatto il presidente per 30 anni nella festa di Sant'Enat. Damiano Gruttarotti. Damiano? Gruttarotti. Gruttarotti? Sì. No, non voglio mandare un saluto al presidente Trimbolo che lega segue. È mio cugino, ho lasciato l'eredità ai giovani. Ah, bravo, allora mandiamo un saluto al signor Trimbolo che segue l'altro su internet. Ciao Tonino! Ciao Letizia, la figlia che ha fatto intervista con me. Sì. Va bene, allora... Grazie. Oh. Un saluto dalla festa di San Cosimo e Damiano, degli zingari. Con il nostro maestro di ballo e sappiamo che ieri sera si è ballato tutta la notte. A che ora avete iniziato? Alle 10:30, abbiamo finito alle 6:30 di mattina. Insomma, si balla la tarantella, qua è la festa della tarantella. Cosa rappresenta la tarantella durante questa festa? È una devozione nei confronti dei santi, che si deve ballare la tarantella per il dovuto, diciamo, sì. Ha mai chiesto qualche volta? Sempre cerchiamo le grazie. Si possono dire queste grazie? Dal punto di vista di ballo, questa festa invece è cambiata nel corso degli anni o è rimasta la stessa? No, ma è sempre la stessa. Vedete quante persone ci sono, sempre piena, sempre così. Grazie. Tito? È un voto per i santi medici. Ho fatto un voto per i giovani, che i santi pregano per questi giovani, per le malattie soprattutto, le malattie del tumore, di qualsiasi malattia, e di avere una buona cosa, di andare avanti nella vita, di non scoraggiarsi, e porto questo vestito proprio per loro, per i giovani, prego per loro, per i miei santi medici. C'era un suo vicino di casa che ha avuto un tumore alla gola, lei se l'ha fatto di voto, che guarisse, che aveva messo il vestito suo. Così per tutti i giovani. Grazie. Grazie mille, complimenti.
un ricordo in questa festa per Mimmo Bevilacqua, che vedete qui nella foto. Thank you.